Siamo in navigazione con l'Advance 66 in una giornata tipicamente mediterranea. Ci sono intorno ai 5 nodi di vento, mare piatto. E la prima sensazione che si ha stando al timone di questa barca è che sia veramente una barca divertente e veloce. Infatti, nonostante il poco vento e le 24 tonnellate di dislocamento, la barca è reattiva, è partita subito appena abbiamo issato le vele. Dalla mia postazione qua riesco a vedere benissimo tutta la barca, le vele di prua, un'ottima visuale. La barca reagisce benissimo al timone. La disposizione di coperta è stata comunque ottimizzata per un utilizzo anche ad equipaggio ridotto. Infatti da qui io riesco, volendo, a manovrare i due winch, sia il primario che il secondario, per le regolazioni delle vele. Con queste condizioni, nell'andatura di Bolina riusciamo a stringere più o meno un vento, un angolo al vento apparente intorno ai 30-25 gradi. La barca, una volta che prende il suo abbrivio, si crea anche un buon vento apparente, per cui con 5 nodi di intensità registriamo una velocità che è assestata intorno ai 4 nodi e mezzo, a volte tocchiamo anche i 5 nodi di velocità. Adesso facciamo una virata, pronti a virare, viro. Come potete notare, con poca barra la barca reagisce subito all'orzata, tira con estrema semplicità grazie anche al piano velico ben studiato, quindi c'è un fiocco con poca sovrapposizione. Adesso siamo prua al vento, stiamo cambiando mura in questo momento. Il passaggio tra le due ruote del timone è molto facile perché comunque non c'è nessun ingombro nel timoniere. Adesso siamo nell'andatura di Bolina. L'angolo con cui riusciamo a navigare è un angolo apparente, si riesce ad arrivare fino ai 25 gradi. Al timone è comunque molto reattiva. Questo significa che io riesco a poggiare qualche grado per lanciare la barca e poi con la sua velocità riesco a risalire e riesco a effettuare questa manovra con costanza senza che la barca subisca brusche frenate e riaccelera invece repentinamente nel momento in cui l'appoggio bene al vento. Posso concludere tranquillamente dicendo che l'Advance 66 è un'imbarcazione molto ben studiata, si vede che è nata da gente appassionata di mare, che ha avuto molta esperienza, curata nei minimi dettagli per offrire la sicurezza in navigazione, ma anche le performance. Infatti le grandi firme che ci sono dietro questo progetto sono a garanzia e lo hanno dimostrato in questo test in mare. Le linee d'acqua sono molto performanti e tutta la comodità in coperta e sotto coperta è veramente al top di gamma. È un'imbarcazione dedicata a un armatore esperto che sicuramente sa quello che vuole, tant'è vero che il cantiere mette a disposizione anche un team di esperti per soddisfare le varie esigenze che nascono da anni di navigazione e per poterle esaudire sempre al meglio. Ed è sicuramente consigliabile a chi vuole divertirsi in crociere a medio raggio, ma anche per chi vuole fare lunghe crociere nel massimo comfort e sicurezza.